Buon Natale e benvenuti nel Vlogmas del 25 dicembre. Allora, devo una piccola spiegazione perché questo mercoledì non è uscito il Vlogmas come solito, quindi io sono stata davvero poco bene e non ero proprio in grado di registrare. Ho fatto anche un tampone che per fortuna è risultato negativo, perciò si può festeggiare Natale tutti insieme, io e la mia famiglia. Allora, io mi sono preparata, fatto la doccia, asciugato i capelli, vestita e truccata per questa giornata. Spero tanto che vi piaccia e iniziamo. Andiamo ad aprire i regalini. Non vedo l'ora. Come vedete, sono qui seduta a terra perché ora mia mamma cercherà di farmi una foto vicino all'albero. Questa confezione vince il premio di miglior pacchetto perché sul retro è firmato da mio nipote di 1 anno. Eccolo qui, che cuore! Ho appena finito di scartare tutti i regali, davvero sempre super apprezzati. Le persone che sono intorno a me mi conoscono davvero bene. Ovviamente voi avete visto tutto in timelapse perché ci sarà il What I Got for Christmas. Ora, cioè, stavo provando a guardare il polso, ma non l'orologio. Vabbè, nel frattempo il tempo è volato perché sono le 12 meno 20, quindi si apparecchia il tavolo e tra poco si pranza. Menù di pesce quest'anno, perché poi a Capodanno si mangia carne. Alla bellezza delle ore 16 circa abbiamo finito il tutto con panettone e pandoro compresi. Come vedete sono uscita fuori, infatti sciarpone e giacca pesante, perché è arrivato quel momento della giornata che in realtà non aspettavo. Allora, devo essere al lavoro tra poco. Lo so, devo lavorare il giorno di Natale, ma tenendo conto che avrei dovuto lavorare anche la mattina, sono già felice che sia saltato, quindi ho passato tutta la mattinata e il pranzo a casa tranquilla. Il vlogmas però non termina qui. Quando torno a casa vorrei provare a giocare a qualche gioco da tavola. Vediamo chi c'è e chi ha voglia. A dopo. E anche per oggi il nostro dovere l'abbiamo fatto. Sono appena rientrata a casa. Come vedete, ho ancora lo sciarpone perché fa freddissimo. Ci sono tipo 4 gradi fuori. E ora mi metto qualcosa di comodo, un bel pigiamino caldo.
Sicuramente berrò una tisana. Una mia amica mi aveva regalato la tisana con lavanda e mela verde, la devo assolutamente assaggiare. E poi nulla, vediamo cosa faremo. Se facciamo qualcosa di interessante ve lo riprendo, altrimenti a posto così. Anche perché io comunque domani, che è Santo Stefano, mi devo comunque svegliare presto. Vi do la buonanotte, un bacio grande, grazie a tutti quelli che hanno seguito i Vlogmas. Alla prossima, Sunny James. Ah, ovviamente iscrivetevi perché ci sarà il What I Got For Christmas a breve e poi una piccola avventura tra un po' di giorni.